lui aiutava parecchio persone, diciamo quando lui collaborò con Fellini sul film Le notti di Gabiria, Fellini gli regalò una 600, lui quando veniva qui al campetto di Pallone lasciava i sportelli aperti della macchina e dentro i tasconi interni metteva delle monete perché sapeva che poi noi aprivavamo e ci prendevamo le monete, insomma, o faceva apposta. Le emozioni più grandi te lo dico io subito. Mi ha fatto studiare. Bravissimo. Che aggettivo useresti? Mio fratello. Mio fratello, il fratello più caro che ci ho avuto, perché io sono 7, lui era stato il migliore. Ora ti raggiungo consapevole sotto casa tua in via Eufrate. Ho in mente la parola che meglio ti definisce. Coraggio. Questi si sono cagati addosso. Ecco perché ti dico, lui, quando un anno prima è uscito questo, il 14 febbraio del 74, questi si sono cominciati a preoccupare, capito? Fece un'analisi politica da paura. Io so, ma non ho le prove. Non ho nemmeno indizi. Io so perché sono un intellettuale, uno scrittore che cerca di seguire tutto ciò che succede, di conoscere tutto ciò che se ne scrive, di immaginare tutto ciò che non si sa o che si tace. Poi i Salò a novembre... Salò, che cosa ci puoi dire tu di Salò? Per me è stata la goccia che ha fatto trabocca il vaso. Da lì... Ma l'hai visto il film? Sì, l'ho visto. Insomma, è pesantino, è inquietante, però... E praticamente per far vedere il potere fa quello che gli fa. Che vuoi fare? Poi quando era finito il film, se Stefano voleva parlare. Sì. Dai, attenzione, motore. No, stava bene così lo vedevo. Eppure così, si chini a guardare quel che gli fanno. Sì, via motore, dai azione, urla Tonino. La pulsione mortifera che anima il film e che ha avvolto anche per la, insomma, spettacolare fine dell'esistenza di Pasolini, che proprio nei giorni in cui stavo ultimando il film, appunto viene barbaramente ucciso all'Etoscalo di Ostia, sarà avvolto per anni ancora oggi a questo alone di grande film maledetto proprio per la fine che poi Pasolini ha avuto. Dobbiamo essere meglio. Siamo stati in silenzio per un'ora e mezza. Io vi guardavo, ogni tanto eravamo sconvolti. E questa è una... queste immagini ti tolgono il respiro. E mamma ci parlava sempre della Corsica, diceva che la Corsica è bella, faccio che quando è voltata ci parla sempre della Corsica, quando a me mi pitti, allora ci la ci prepara per andare a scuola e quando io mi pittina così racconta. Ed io l'interrogai, gli dicevo ma e come parlano in Corsica? Dice beh, in Corsica dice pa di la Catrea, dice nella carrega, dice in corso, in francese dice nell'ascesa. E io dalla tinta, era analfabeta mamma, non sapeva scrivere, non sapeva leggere, ma pareva che io sapeva mondo affari. E io le dicevo, e la banca come la chiamano? Dice la banca la chiamano la tula, in corso, dice in francese la table. E io mi faceva le lezioni, si diceva che era in scuola, mi pareva a me una cosa che... E tanto alla fine... E così erano tutte le cose che c'erano in casa e io gli domandavo come si dicevano. E della dicia. Aiuta la credenza. La credenza dice in buffet. E così era tutto. Ma quando è che ce ne andiamo in Corsica?
ascoltate, ascoltate. Io mi alzo di buon'ora, lavorando da mattina a sera. Sto sempre in mezzo ai denari, i miei e degli altri. E vedo la gente con me e devi metterti a fare qualcosa per capire quanta poca gente onesta, per bene, c'è qui in Corsica. Quand je travaille longtemps, ça m'arrêtait. Mes pensées, elles deviennent plus légères. Et là, je sais pourquoi j'existe. Et combien de gens existent en Corse sans savoir pourquoi. Bon, peu importe. C'est pas le fond du problème. Non potete capire, non potete capire. Une fois, on disait, alla fine di tanti guai, un lucchese non manca mai. Mon grand-père, lorsqu'il est venu ici travailler, il parlait qu'italien. Eux, en Corse, lui, en italien. Aucun problème. Par contre, vous, vous me semblez bien déraciné sans votre langue. Qu'est-ce qu'il dit? Ben. Matteo e Matteo sono nonno e nipote. Come entro in questa fabbrica, comincio a sentire questa musica suonata con molta allegria. Si trattava di una fisarmonica. Ho notato che c'era il nonno Matteo che, lavorando, quindi facendo i quadretti, era girato e guardava suo nipote che suonava la fisarmonica. Praticamente gli insegnava durante il suo pomeriggio di lavoro a suonare la fisarmonica. Io ogni giorno, appena tornavo da scuola, mi sedevo a fianco a mio nonno che lavorava in sughero, faceva quadretti, e io gli facevo ascoltare quello che stavo imparando con la fisarmonica praticamente. Che lui ti voleva imparare? Sì, mi voleva imparare e poi mi diceva suona, fammi sentire cosa hai imparato di nuovo. E questa per me è stata una scena molto, molto bella, molto commovente, perché mi ha fatto capire che il mondo del sughero, diciamo, non è scollegato dalla famiglia. E il mondo del sughero mi ha fatto molto riflettere sul senso di sacrificio, sul senso di solidarietà, sul senso di quasi di appartenenza, no? A un mestiere. E mio nonno per me era come un secondo padre. Era quello che mi ha insegnato tutto, quello che so me l'ha insegnato lui, quindi per me era molto importante. Io sono il papà di Matteo, figlio del nonno. Con mio padre il rapporto che c'è con la Corsica è quasi familiare, visto che ci abbiamo lavorato con la nostra famiglia, la famiglia di mio padre e di mio nonno, ci abbiamo lavorato per anni nelle campagne di Porto Vecchio con la famiglia di Marcellesi. E quindi è rimasto questo rapporto quasi familiare sia con la Corsica che con la famiglia Marcellesi. Ce lo siamo portati sino alla fine. Adesso la Corsica è lontana per noi, visto che non ci torniamo più da tanti anni, non ci sono più rapporti di lavoro, visto che il sughero è un po'... è in crisi in questo periodo per Calangiano, insomma, soprattutto per la Corsica. E mi dispiace molto questo, perché io ero innamorato, ripeto, della Corsica e quindi ci andavo molto volentieri.
E quando mi capitava che per lavoro o per visita ci andavo, io ero l'uomo più felice del mondo. Questi erano già pronti, sono 8 anni ormai che qua non si fa più niente. Prego, prego, vieni. Ecco, questo è il sughero scelto, già pronto per essere lavorato, messo sui carrelli, gli operai erano già nelle macchine. È tutto distrutto. Vieni che ti faccio vedere il macchinario antico. E ormai l'umidità qui fa da padrone. Qua ci sono dei macchinari che hanno più di 100 anni, avvicinati, guarda.